2017, poi ci prenderemo una meritatissima pausa natalizia. Vi dirò poi quando torneremo. Anche questa puntata abbiamo molte immagini da mostrare, molte notizie da commentare, poi avremo al telefono il fratello di Luca Fanesi, Massimiliano, che ci aggiornerà sulle condizioni appunto di Luca, che è ancora in ospedale ma a quanto pare migliore. Sono molto felice di questo. Comunque insomma, sentiremo da lì come sta andando. Prima di salutare gli ospiti di questa ultima puntata dell'anno, saluto il mio aiutante ed è bentornato Fabrizio. Ciao Fabri. Ciao Milva e buonasera a tutti i telespettatori dodicesimo in campo. Grazie per essere con noi. Io saluto gli ospiti di questa sera. Beh, è stato mio aiutante per diverse settimane, ma insomma aveva un po' di cose da dire e allora l'abbiamo invitato come ospite. Con noi c'è Stefano. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Ciao Milva, Fabrizio, buonasera a tutti. E poi alla fine dell'anno insomma, cioè, si finisce con i botti di solito, no? E quindi per finire Diego. Sei carico, ciao, Diego? Ciao, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Fabrizio, vuoi ricordare i contatti? Allora, potete scriverci un messaggio oppure un messaggio di WhatsApp ai numeri in sovraimpressione, oppure potete guardare e commentare la puntata di Dodicesimo in Campo sul gruppo Facebook Dodicesimo in Campo, oppure vedere lo streaming sul sito Sella TV. Allora, siamo praticamente alla fine del girone di andata. Sì, diciamo che si può già fare un bilancio almeno di questo campionato, di questo inizio campionato. I primi mesi ci hanno detto che molte tifoserie, almeno quelle rimaste, diciamo così, non tesserate, sono riuscite ad andare in trasferta, ad onorarle quasi tutte perché ci sono stati ancora dei divieti. Però come c'era stato detto, ci è stato fra virgolette promesso all'inizio del campionato, e i divieti sono comunque l'eccezione, a differenza di una volta che l'eccezione erano le trasferte libere, adesso sono diventati divieti e nell'arco di 2-3 anni si dovrebbe tornare alla normalità, sempre che ovviamente non si inventino qualcos'altro, perché l'impressione è che per spostare l'attenzione dai reali problemi del nostro paese si cerchi ogni volta qualche pretesto o qualche capo espiatorio per introdurre nuove norme, nuove leggi, ma l'idea non è solo quella di reprimere gli ultras. Ma in quello sono diventati bravissimi, e poi diciamo la verità, c'era stato ben poco da reprimere perché ormai tutte le tifoserie, tutte le curve hanno dei grossissimi problemi, sono state se non totalmente gran parte svuotate di tutti quei valori, di tutte quelle persone che comunque meritavano sicuramente un pochino più di rispetto. La verità è che si vuole da una parte appunto spostare l'attenzione e quindi far dimenticare gli italiani quello che in realtà il paese ci sta offrendo, quindi ben poco se non a livello di problemi, di problematiche, e in più si stanno cercando di inventare altre norme repressive da esportare, come sappiamo tutti, nella società civile, anche perché il futuro è abbastanza incerto, quindi credo che i nostri politici siano un po' preoccupati magari dalla possibilità che a un certo punto anche gli italiani finalmente si possono riballare. Adesso non voglio fare discorsi politici, non voglio fare esempi magari apparentemente fuori dal nostro contesto, ma si potrebbe guardare quello che sta succedendo in Argentina, giusto o sbagliato che sia, però a seguito di un provvedimento preso dallo Stato molto simile a quello che è stato preso in Italia. Eppure là si sono ribellati tutti, anche in maniera anche abbastanza decisa, diciamo, qua in Italia invece no. Però non è detto che in futuro questo non possa accadere, quindi si stanno testando, secondo me, la mia personale opinione, delle nuove norme, delle nuove leggi, appunto per controllare la società in maniera più invasiva, diciamo così. Stefano, noi italiani non siamo molto abituati a ribellarci alle sommosse, alle rivoluzioni, non ne abbiamo mai fatte. Sì, allora parlando poi di, adesso non voglio entrare nel merito politico di una possibile rivolta di piazza, basta però vedere anche solo quando è sceso in campo la tessera del tifoso, chi dall'inizio ha fatto una scelta coerente di non accettarla, ma proprio di non scendere proprio a patti, e chi si è trovato forse magari non così preparato, e ci sono visti dei gruppi in parte tesserati, in parte non tesserati, gruppi anche tesserati in toto, e questo è un piccolo spaccato di quello che poi può succedere nelle piazze, potrebbe succedere proprio, cioè nel senso, al bar siamo tutti capaci a dire bisogna fare, faccio sempre comunque un esempio, noi ci meritiamo quello che abbiamo purtroppo, nel senso
Sono d'accordo con Stefano, anche perché, come dice lui, le curve spesso e volentieri sono lo specchio della società e addirittura in alcuni casi sono considerati gli ultimi baluardi rispetto a un sistema calcistico ma anche politico che ci sta opprimendo, ci sta togliendo tutti i nostri diritti. Non dimentichiamo, io lo ricordo sempre, gli ultras hanno perso quasi tutti i loro diritti, hanno perso il diritto di opinione, il diritto di comunicazione, addirittura hanno perso il diritto di circolazione, che sono riguadagnati non tanto, non solo con delle battaglie convinte, perché come dice Stefano, purtroppo c'è chi, quando è stato introdotto il biglietto nominale, quando è stato introdotto la tessera del tifoso ed altre forme liberticide, non si è posto nemmeno il problema, semplicemente si è adeguato, non ha neanche provato a ribellarsi a questo sistema, nonostante ci fossero degli esempi che lo invitassero a farlo, perché ci sono stati dei gruppi invece in questo esemplari, senza nulla togliere, non voglio far polemica in questo senso, però questa è la verità. Qui in Italia purtroppo c'è un tasso di assuefazione, c'è un livello di assuefazione, scusate, imbarazzante. Adegua tutto, si accetta tutto quasi supinamente, e chi si ribella, attenzione, perché c'è anche chi cerca di ribellarsi o cerca di far riflettere, viene criminalizzato, demonizzato o addirittura preso per il culo, e questo è imbarazzante. C'è un ribaltamento di valori in Italia che io non vedo in nessun altro paese. Cioè, chi cerca di far valere i propri diritti, perché di questo che si sta parlando, non è che si vuole andare allo stadio per fare dei reati, perché si vuole avere una sorta di immunità o dei vantaggi personali. Lo sappiamo, cioè lo diciamo sempre, noi siamo pronti a rispondere quando sbagliamo, a prenderci le nostre responsabilità. L'abbiamo sempre fatto, lo facciamo sempre. La dimostrazione è che gli ultras, quando sbagliano, pagano sempre, anzi, molte volte pagano anche quando non sbagliano. La verità è che vogliono privarsi di tutte quelle energie, di tutte quelle forze che abbiamo avuto, che erano un esempio, che erano prese ad esempio, per impedirci di dire la nostra, perché di questo si sta parlando all'interno degli stadi ormai, purtroppo, mentre una volta erano un punto di partenza per tante realtà, ormai non ci si può più neanche esprimere previo permesso. È vero, abbiamo visto nelle ultime settimane, ad esempio, è partita l'iniziativa di fare uno striscione per Federico Aldrovandi. La cosa è partita da quando la SPAL ha giocato a Roma e i ragazzi della SPAL, i ragazzi di Ferrara, è stato impedito di portare il bandierone che loro usano sempre, raffigurante appunto Federico Aldrovandi. Poi la questura ha detto che non gliel'hanno fatto portare all'interno perché non avevano chiesto il permesso, però cioè, in genere il permesso vale per gli striscioni, cosa che non tutti i gruppi fanno, ad esempio noi non lo facciamo, li portiamo se entrano bene, se non stanno fuori. Però mi sembra strano che ci voglia il permesso anche per portare una bandiera. Comunque da lì, insomma, l'iniziativa di chiedere un po' a tutti i gruppi d'Italia, a tutte le tifoserie di qualsiasi categoria, di fare poi lo striscione, la scritta per tutti, mi pare che fosse hashtag Federico ovunque, qualcosa del genere, insomma, comunque qualcosa per Federico. L'hanno fatto tutti, non a tutti è stato permesso di portarlo all'interno dello stadio. Chi l'ha fatto senza autorizzazione o comunque l'ha introdotto così senza farlo vedere, poi è stato denunciato, sono state minacciate diffide. In questo caso va detto che a Brescia invece lo striscione è entrato, lo stiamo vedendo. Riallacciandomi al discorso di questo caso specifico di Federico Aldrovandi, vorrei sottolineare con orgoglio che noi ultras siamo l'ultimo baluardo di certe battaglie che dovrebbero essere trasversali, perché il ricordo di Federico esula proprio dal discorso ultras, però di solito quando ci sono questi casi, queste morti di Stato, i primi e quelli che non dimenticano e quelli che perseverano, esatto, sono i gruppi ultras. Tolto in questo caso la mamma Patrizia, che è una donna fortissima, però non c'è sempre dietro a queste situazioni una famiglia o un supporto locale forte, e quindi noi non dimentichiamo mai e portiamo avanti con orgoglio queste battaglie, e purtroppo non ci viene neanche riconosciuto questo, nel senso non ci viene neanche riconosciuta la bontà
non è che noi condanniamo qualcuno, generiamo il beneficio del dubbio, ricordiamo che c'è un argomento da non insabbiare, da mantenere vivo. Questa foto è a Roma, sono adesivi che sono stati messi dalla tifoseria laziale, vero Diego? Sì, esatto. Ecco, vorrei far riflettere in una curva cosa, nord, quindi tifoseria Lazio. Quando i laziali hanno messo quegli adesivi su Anna Frank, insomma, è stato aperto un caso di Stato. Io non voglio entrare nel merito, però mi sarebbe sembrato giusto ora porre la stessa attenzione anche su questi, perché è la stessa tifoseria che ha fatto questi adesivi. Ecco, siccome è una cosa bella che hanno fatto. Se posso, come al solito, sono i media l'ago della bilancia, nel senso, sì. Non per chi è all'interno, non per chi sa e conosce i fatti e capisce, sa leggere i messaggi che lanciano i media, i messaggi, diciamo, loro possono accendere o spegnere la questione a livello, diciamo, della persona qualunque, della persona che non segue il movimento ultras o l'andamento, la corrente di certi gruppi, e lo trovo pazzesco. Non voglio entrare nella questione nel merito di Anna Frank, anzi, secondo me l'hanno ingigantito, cioè il clamore generato nella maniera sbagliata, e alla fine si è riversato su un intero gruppo. Quello è un argomento che io non ho mai voluto trattare, però facevo vedere, cioè, sottolineavo la disparità di infatti, questo lo decidono purtroppo i giornalisti. Ormai è risaputo questa volontà da parte dei media, in particolare sempre più servi del potere, purtroppo bisogna dirlo, sono sempre più servi, tranne qualche eccezione, ecco, non si può mai generalizzare, certo. Ma anche questo anche nel caso della polizia, ovviamente, certo. Non bisogna mai generalizzare, però come si diceva, neanche io voglio entrare nel merito di questi adesivi, però che io non condivido sicuramente, però bisogna dire una cosa, innanzitutto questi adesivi purtroppo circolavano da anni, non è la prima volta, non è vero che li hanno attaccati per la prima volta, sono stati attaccati e non solo da alcuni tifosi da Lazio, perché anche lì si è criminalizzata un'intera curva, lì probabilmente è stata una cosa a titolo personale, giusto o sbagliata che sia, non la condivido, però farci caso in quei 3, 4, 5, 6 giorni in cui si è parlato prevalentemente di questo, ci si è scordato di tutto il resto, certo. Ci si è scandalizzati, magari anche giustamente, di questi adesivi oltraggiosi e tutto quello che vuoi, però di tutto il resto che stava succedendo non ne ha parlato più nessuno, magari di cose anche, fra virgolette, mi perdonino tutti, anche più gravi dal punto di vista dell'attualità, anche più gravi, eppure non se ne è parlato, sì. Poi chiudo, scusami, dopo si potrebbero aprire mille argomentazioni riguardo al fatto che a Brescia sono entrato lo striscione, Federico ovunque. In realtà domenica è entrato tutto quello che avevamo preparato, addirittura una coreografia che eravamo pronti a vederci bocciata, semplicemente perché nulla raffigurava di che, no, no, assolutamente, però raffigurava un simbolo che per noi è caro, che ci rappresenta per alcuni versi, poi ha una storia, quel bandierone lì ha una storia, perché era stato fatto per una ricorrenza, per un derby con l'Atalanta, eccetera, eccetera. Quindi poi era stato recuperato e gli si è dato un significato diverso, però per noi è molto importante. Ci aspettavamo la bocciatura, fra virgolette, invece non c'è stata, ma anche perché, secondo me, magari poi c'ho anche a sbagliarmi, a parte comunque probabilmente perché i ragazzi hanno trovato comunque un dirigente finalmente aperto, no? Tollerante, nel senso che comunque non ci ha visto nulla di così negativo, anche nello striscione Federico ovunque, sfido chiunque a trovarci qualcosa di negativo, chiaramente dà fastidio, a qualcuno sicuramente dà fastidio, a qualcuno in Italia dà ancora fastidio, perché ricorda un episodio tragico e vergognoso per certi versi, che non è stato commesso dagli ultras in questo caso. Detto questo, c'è bisogno di dire anche che a Brescia si è fatto un tipo di lavoro e le istituzioni, i rappresentanti di esse, sanno che a volte censurare, come è capitato in passato, uno striscione piuttosto che una coreografia, a volte diventa un boomerang. Certo. Diventa un boomerang perché c'è questa capacità da parte del nostro gruppo, di alcune persone in questo gruppo, di ribaltare la situazione e farla conoscere in giro. E quando tu fai un gesto e pensi di mettere a tacere le cose, ma poi ti trovi un ritorno esponenziale dal tutto, che diventa anche, in alcuni casi è diventato anche a livello... ha avuto una cassa di risonanza importante a livello anche nazionale, chiaramente dopo stanno anche più attenti a prendere certe decisioni, dopodiché lo sappiamo, purtroppo quello che dicevo prima, ci hanno tolto tutti i diritti di comunicazione, di espressione, di opinione. L'opinione, perché comunque Federico ovunque, oppure
caso Raciti di speziale libero, così è una mia opinione. Io in Italia ho la Costituzione che lo difende, io non faccio del male a nessuno, esprimo una mia opinione, un'opinione che deriva da dei fatti, dalle deduzioni, dalle esperienze e da alcune testimonianze. Cioè, nessuno mi farà cambiare idea su questo, e nemmeno una denuncia, nemmeno una defina, nemmeno l'arresto se dovesse arrivare. Ma purtroppo qua in Italia c'è ancora questo, mi sembra di essere tornati i tempi delle inquisizioni, con tutti, cioè, chiaramente con tutte le distinzioni del caso, senza voler fare la vittima, però siamo a questi livelli. Quello che dà fastidio ai potenti, di conseguenza lo si fa diventare fastidioso anche all'opinione pubblica, è inaccettabile. Ma ce ne sono delle cose ben più gravi sulle quali nessuno si scandalizza, e in questo potremmo fare mille esempi. Va bene, intanto mi fermo. Qualche messaggio, Fabrizio? Allora, ci arrivano i primi messaggi. Giù le mani dagli ultra, ultimo grido di libertà. Poi un altro messaggio, Federico Aldrovandi ovunque, quindi ovviamente riferito agli striscioni che sono stati esposti nelle ultime settimane. Poi onore agli ultra dell'Atalanta, ci arrivano dei saluti addirittura dai Paesi Baschi. E poi tanti messaggi di buone feste a tutti noi. A proposito dei tifosi dell'Atalanta, poi magari parleremo della partita di oggi alle 15 con pochissima gente, gli striscioni che hanno fatto, e mandiamo un saluto a Simone, un in bocca al lupo perché si riprenda presto. Prima di dimenticarmi, ecco, la prima cosa che volevo fare a nome del gruppo, a nome di tutti, un grosso saluto, un grosso in bocca al lupo a Simone per quello che gli è capitato, sperando di rivederlo presto sugli spalti. Mi fermo. Allora, si diceva che quest'anno le tifoserie hanno potuto riprendere ad andare in trasferta, anche quelle che non avevano sottoscritto la tessera del tifoso, e quindi davvero i divieti sono diventati l'eccezione. Noi abbiamo provato insomma a riprendere un po' il settore ospiti della nostra città, che di partita in partita è andato un po' ripopolandosi rispetto al passato. Quindi c'è un break pubblicitario, poi vediamo Brescia Bari con i riflettori puntati soprattutto sulla tifoseria ospite. Restate con noi. Trapattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza, specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14, o visita il nostro sito trapattonimarmi.it. Italian Concept Parrucchieri Estetica vi aspetta a Bergamo in via Corridoni 26D, ogni giorno dalle 8.30 alle 19.30 senza appuntamento. Prezzi imbattibili, piega Euro 10, colore Euro 10, taglio Euro 10, e non è finita. Shampoo, maschera, prepiega e finish, sempre omaggio in ogni servizio. Cosa aspettate? Venite a trovarci!
insomma, è entrato anche assenti presenti. Una cosa che non entra a Brescia sono i tamburi e i megafoni, se non c'è un'autorizzazione, cosa sì, che voi non fate. Noi non abbiamo mai fatto l'autorizzazione, quindi ci capita, anche questo è un grosso paradosso, ci capita che a Brescia non vengano fatto entrare, dopo magari vai in trasferta e te li fanno entrare. E io mi domando, cioè, dove sta la differenza ed è il motivo per cui a Brescia ormai ci si è impuntati, perché questo, la verità è questa, è diventato praticamente un braccio di ferro psicologico con il dirigente di turno, con la Digos di turno, però... Cioè, la Digos non è mai di turno, sempre quella, il dirigente sì, nel non senso, cambia. Sì, però gli ordini, diciamo sì, certo, così, vengono sempre dall'alto, sono sempre quelli, cioè, se si è deciso, si è impuntati, no, voi o fate il permesso o il tamburo non entra, ok, il tamburo non entrerà, però... Sì, ogni volta gli si fa presente che in altre città con le stesse identiche situazioni il tamburo è entrato senza diciamo alcun problema. Diciamo che più che un discorso legislativo diventa un discorso personale a questo sì, punto, nel senso in ogni caso, per come ti poni, ti individuano e utilizzano tutti i modi che hanno per metterti i bastoni tra le ruote, molto semplicemente per farti capire che con te usano un altro tipo, un altro metodo, perché sei scomodo, perché parliamoci chiaro, non sì, se tu vai a parlare, nel senso, se non voglio di insinuare, però nel senso, no, noi non abbiamo nessun tipo di rapporto, punto, non c'è un discorso di dialogo, di cortesia, di questo, non c'è nessun tipo di rapporto, quello... queste cose vengono non è da giustificare comunque, perché voglio dire, sono comunque delle persone che lavorano, dovrebbero semplicemente attenersi al mestiere che fanno, invece delle volte ci mettono del loro e diventa sì, appunto una questione personale, cioè, magari in altre situazioni si sono dimostrati intelligenti, secondo me anche sensibili a certe tematiche, in altre invece si dimostrano per quello che sono, e a me dispiace, comunque la verità è che quello che diciamo da sempre, fin dall'inizio, che purtroppo sono state fatte delle leggi, si è dato un potere talmente ampio a persone sì, che tra l'altro non sono neanche in grado di gestire in alcuni casi, e quindi diventa una cosa talmente arbitraria che è fastidiosa, che dà fastidio, cioè ormai questi strumenti, diciamo così, di prevenzione diventano strumenti ricattatori. Niente, o tu fai così, se vuoi quello che una volta era un diritto, perché anche una volta c'erano i controlli, anche 20 o 30 anni fa c'erano i controlli, non è che potevi portare dentro quello che volevi, o meglio, se lo potevi fare, se ci riuscivi, però rischiavi, come è giusto che sia, nel senso, a un certo punto se ti beccano, fra virgolette, dovevi prenderti le responsabilità, che fosse uno striscione offensivo, che fosse una torcia, che fosse un fumogeno, tu non avresti potuto fare, i controlli c'erano anche allora. È solo che adesso sono diventate una forma di ricatto. Vuoi il tamburo, ok, mi dai chiedi l'autorizzazione, chiedi la mia autorizzazione, io te la do, ti concedo, diventano concessioni, quando invece sono diritti di tutti. Dopodiché, ecco, scusa, poi chiudo, io porto dentro il tamburo, sono responsabile del tamburo, ma però questo vale per qualsiasi cosa, varrebbe per qualsiasi cosa. Io porto dentro un telefonino, lo tiro in campo sulla testa di un giocatore, gli spacco la testa, e sono comunque responsabile, e non ho dovuto chiedere il permesso per portare dentro un telefonino, per assurdo, più pericoloso un telefonino che un tamburo, eppure loro si focalizzano sul tamburo. Ecco, scusa, il telefonino ci puoi fare una bomba, vuole, nel senso, così, per assurdo, voglio dire, ma sì, ma il tamburo e gli strumenti del tifo dovrebbero essere sì autorizzati, questo quando anche prevede il protocollo, però in molte città questo non avviene, perché si va un po' a buon senso, alla fine, siccome nel giro di 3 anni queste cose dovranno diventare la normalità, quindi siccome il tamburo non ha mai fatto male a nessuno, quindi viene concesso, cioè, anche lì viene permesso di introdurlo, però a volte magari capita che in alcune città c'è un gruppo che chiede l'autorizzazione, allora si pretende che anche tutti lo facciano, e la mia domanda è, scusa poi ti faccio finire, però sì, lascia sì, finire sì, la domanda, sicuramente. Molti chiedono perché voi non chiedete l'autorizzazione. Ripeto, perché alla base, per una questione di dignità innanzitutto, perché alla base comunque riteniamo che tutte queste forme di tifo, diciamo così, strumenti dal tifo così, siano il nostro diritto, come succede dalla notte dei tempi. Con questo non ci aspettiamo che a un certo punto ci aprano i cancelli e fate quello che volete, portate dentro quello che volete. Noi come gruppo, senza voler insegnare niente a nessuno, senza voler fare i bravi ragazzi a tutti i costi, noi siamo ultras. Chiaramente abbiamo sbagliato tante volte, sbaglieremo ancora, non è, anzi, alcuni sbagli, quello che per qualcuno, per la società civile,
potrebbe sembrare un errore, un eccesso di entusiasmo, per noi sono delle peculiarità, sono delle caratteristiche ben precise. Chiaramente dietro deve esserci maturità, deve esserci responsabilità e consapevolezza del ruolo che uno ha e dell'esempio che può dare anche ai ragazzi più giovani così. Il problema è un altro, il problema è che, ripeto, da diritti di ognuno sono diventate delle pure concessioni, e delle mere concessioni, e questo per noi è inaccettabile. Lo ripeto, perché sono stati tolti gli striscioni dai gruppi e tutti quegli strumenti che aiutavano a coordinare il tifo, a migliorare il tifo, tutto questo, che tra l'altro si stanno rivelando un boomerang incredibile, per quello che poi col protocollo d'intesa si è cercato di fare un passo indietro senza calare le braga, fra virgolette, senza sputtanarsi del tutto, questo parlo a livello politico. Ma fino ad oggi sono state usate come forma di ricatto, perché sennò non si spiega come mai una coreografia senza autorizzazione viene fatta passare e lo striscione del gruppo no, e lo tamburo no, e il megafono no. Perché? Perché lo sanno benissimo, perché per tanti anni lo striscione del gruppo, il megafono, il tamburo sono stati simboli, nonché gli strumenti migliori per aggregare, per fare... Per far diventare quello che è in realtà la curva o i settori popolari un momento, un fenomeno di aggregazione, di socializzazione, nel nostro caso anche di riflessione profonda, in alcuni casi anche abbastanza profonda, perché abbiamo dimostrato coi fatti, non solo a parola, di aver fatto dei gesti, di aver fatto delle scelte talmente impopolari che andavano oltre comunque il periodo storico del mondo ultras in cui stavamo, in cui ci stavamo proponendo. Leggi un paio di messaggi, Fabrizio? Sì, allora abbiamo due messaggi ancora dedicati a Federico Aldrovandi. Non cancellerete mai la memoria, non cambierete la storia. Federico vive, Federico ovunque. Un altro messaggio, Federico ovunque, la verità non si insabbia, sappiamo chi è stato. Poi un altro messaggio invece relativo ai discorsi che stiamo facendo adesso. La discrezionalità con cui gestiscono gli ingressi è preoccupante. Ci si trova a rischiare una denuncia in una città per una cosa e nell'altra invece puoi farla tranquillamente. Vedi. Discrezionalità delle questure. Comunque, rafforzamento del DASPO, introduzione delle celle negli stadi e del reato di bagarinaggio, inasprimento delle sanzioni della giustizia sportiva nei casi di match fixing e di collusione con la mafia. Queste sono alcune delle proposte contenute nella relazione finale del Comitato Mafia e Manifestazioni Sportive sulla base delle audizioni svolte in questi mesi dalla Commissione Antimafia. La risultanza dell'inchiesta parlamentare, le risultanze, scusate, hanno consentito di rilevare varie forme sempre più profonde di, scusatemi da ridere, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Questo è quanto si legge nella relazione, che lancia una serie di proposte normative per rendere, si scrive, tutti i soggetti della filiera sportiva consapevoli del rischio di infiltrazione mafiosa e quindi attrezzati per fronteggiarlo insieme alle istituzioni. Per quanto riguarda il provvedimento del DASPO, secondo la Commissione sarebbe opportuno intervenire sia prevedendo termini di efficacia più severi che introducendo l'obbligo e non più la facoltà di imporre al destinatario di presentarsi agli uffici di pubblica sicurezza nel corso delle manifestazioni sportive. Questo è in visto un film, perché quando mai è stato facoltativo presentarsi? Se fosse facoltativo nessuno si presenterebbe a firmare, no? Cioè, questi sono discorsi, stato obbligatorio. Sono discorsi fuori da qualsiasi logica. L'inasprimento del DASPO, siamo 8 anni. Ma chi ha fatto questi, cioè veramente li trovo senza, è quasi fantapolitica, voglio dire, anche il discorso delle celle negli stadi. Siamo qui che teorizziamo tutti i giorni, anche quotidiani sportivi, lo stadio moderno di proprietà della società accessibile a tutti, e poi mi dici che ci vuoi mettere dentro le celle, al di là che ci sono già dei luoghi preposti. Saranno delle celle frigorifere. Ma esatto, noi ci mettiamo dentro un po' di affettati, ma al di là che ci sono in ogni città già dei luoghi preposti purtroppo a limitazione della libertà personale, quindi voglio dire, non vedo, cosa facciamo, li spargiamo un po' qua, un po' là, numero uno, è assurdo, non mi sembra neanche di doversi dedicare più di tanto. Però una riflessione vorrei farla, perché... vorrei fare una riflessione che... vorrei fare una riflessione su quanto viene, almeno ho letto anche nei vari blog, su quanto questa parte, questo comunicato, cioè il discorso delle celle, viene presa sul serio, viene presa come... ho letto anche commenti sui blog dove sentenziavano finalmente gli ultra, se sbagliano, modello inglese, tutti in cella. Secondo me mancano un sacco di basi, di conoscenza reale, dei fatti, delle questioni, delle leggi.
qui si fa la legge del taglione, non esiste, e vorrei sapere quando mai veramente un ultras ha sbagliato e non ha pagato. Cioè, qui si sta, nel senso, questi vogliono metterci il cappio al collo subito, tra un po' ci impiccheranno come nei vecchi film western, ma qui c'è gente che si prende 8 anni per, cioè, adesso ci prende 8 anni di DASPO con le firme, per cose che, cioè, nel senso, nel resto del mondo ci sono persone che fanno dei reati molto gravi, tra condoni, scontano meno. Qui, voglio dire, per uno scambio di opinioni, c'è gente che si fa 8 anni con le firme. Cosa volete? Non ho mai visto un ultras fare un passo senza non avere filmati, telecamere, e senza non essere, senza essere giudicato. Cioè, guarda, scusa, poi no, ma ci mancherebbe, no, ci mancherebbe. Riguardo questa cosa, allora io invito a riflettere tutti i cittadini che ci guardano, che magari non sono ultras o sono magari semplici tifosi, però che hanno una passione, che magari hanno un'attività loro particolare. Se tutte queste norme, tutte queste leggi, tutti questi strumenti liberticidi fossero adottati per la loro, fra virgolette, non è il termine giusto, però per la loro categoria, vorrei vedere magari perché in ogni categoria, in ogni contesto c'è qualcuno che sbaglia, che commette reato a livello politico, addirittura nelle forze dell'ordine, tutto questo. Ma se tutti questi provvedimenti fossero attuati in tutte queste situazioni, loro cosa penserebbero? Perché invece continuano a insistere sulla nostra pelle così? Perché nessuno alla fine ha il coraggio di difenderci? Perché comunque siamo, è brutto da dire, ma siamo considerati delle cave su cui sperimentare tutti questi strumenti che poi vengono esportati nella società civile. Nel momento in cui vengono testati su di noi, vengono accettati dall'opinione pubblica, poi si può fare il passo successivo, quelli poi di introdurre nella società civile. E poi mi domando, si ritorna a parlare di tutti di questi inasprimenti, di giro di vite, ma per quale motivo? C'è stato un episodio così eclatante per far comunque aprire una discussione in questi termini? A me non sembra. A me non sembra. No, c'è stato perché uno si è spostato di seggiolino e l'hanno diffidato. E questo A meno che non si faccia riferimento al caso della Juventus, bagagliaggio, biglietti, queste cose. Ma signori, ma io vorrei ricordare, a parte qualche eccezione, perché lo ammettiamo anche noi, che nel nostro mondo ci sono dei paradossi, ci sono grossi limiti, e c'è anche chi delinque e magari sfrutta il proprio ruolo, la propria posizione per arricchirsi, perché questa è la verità. Ma io ricordo questi signori, che sono proprio i gruppi ultras, quelli fra virgolette più sani, e sono la maggior parte, che si oppongono, che lottano, cercano di impedire a certi personaggi, a certi banditi di impadronirsi delle curve, di impadronirsi delle società di calcio. Perché la verità è questo, perché la maggior parte delle società di calcio sono in mano a dei veri e propri banditi, a dei presidenti che della passione dei propri tifosi non gliene frega niente, se non a livello economico, se non da un punto di vista di sfruttamento commerciale. Però questo deve essere chiaro. E poi concludo, e poi non dimentichiamoci che il biglietto nominale, la tessera del tifoso e tutti questi provvedimenti erano stati proprio introdotti per eliminare certi personaggi all'interno del mondo del calcio, piuttosto che di quello del tifo, per limitare il bagagliato e tutto il resto. E poi scopriamo, a distanza di 20-30 anni, scopriamo che non, nulla è cambiato, che non sono servite a nulla. Ma scusate, allora di cosa stiamo parlando? Allora di cosa stiamo parlando? Ma vogliamo davvero affrontare le problematiche che ci sono all'interno del calcio, quelle vere, e farlo da un punto di vista di chi ha reso grande questo spettacolo, di chi ha dato la propria vita per questo sport, giusto o sbagliato che fosse? Perché gli unici alla fine che non guadagnano sul calcio, che non guadagnano col calcio e che ci rimettono soldi, salute, addirittura la vita in alcuni casi, vita anche a livello pratico, perché quando ti mandano a firmare magari devi fare turni in fabbrica, due o tre volte per partita ti arrestano, addirittura ti denunciano, eccetera eccetera, tu perdi parte della tua vita, non solo devi rinunciare alla tua passione, perdi, e a volte seppur assolta a distanza di anni, nel frattempo hai già scontato una pena, cosa allucinante in un sistema civile, in un sistema democratico, cosa allucinante. Ma allora di cosa stiamo parlando? Incostituzionale. Allora, torniamo, adesso volevo invece spostarmi un attimo sulla questione di Luca Fanesi e chiedo alla regia se riescono a contattare telefonicamente Massimiliano, che è il fratello.
Sappiamo che Luca sta meglio, mi diceva Massimiliano, adesso ci dirà insomma come stanno andando le cose. Ricordo sempre che i ragazzi di San Benedetto hanno aperto un conto corrente, chi volesse fare una donazione è una cosa molto trasparente, per cui cioè, man mano si può vedere chi ha donato, quanto ha donato, insomma quanto c'è sul conto, e tutto quello che viene raccolto poi verrà devoluto alle spese legali, soprattutto perché, come ho sempre detto, poi ci sarà un procedimento legale molto importante, e poi comunque di supporto alla famiglia, che in ogni caso ha delle spese non indifferenti ora per seguire Luca come merita. Dovremmo aver raggiunto però Max, pronto? Sì, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo letto buone notizie riguardo Luca, come sta? No, Luca, gli ultimi 10 giorni ha fatto dei notevoli progressi. Diciamo che adesso ci parliamo tranquillamente, nel senso che comunque lui non è più afono da quando ha levato la tracheotomia, parla. Non coordina bene le parole, nel senso che magari in testa ha un termine ma ne pronuncia un altro, ha dei vuoti di memoria, però ecco, per come era entrato al momento ci possiamo ritenere soddisfatti. I medici cosa dicono, Max? I medici dicono che ha un'evoluzione positiva, specialmente dopo l'intervento che dovrà fare per rimettere questo pezzo, sì. non rimetteranno più il suo pezzo d'osso, metteranno una ceramica che ricondurrà il cervello a una temperatura ideale e nello stesso spazio ideale, e quindi una volta fatto questo ci saranno degli ulteriori progressi. Bene, questo ci fa veramente molto piacere, quindi un abbraccio da parte nostra per tuo fratello. Sull'altro fronte invece, quello diciamo dell'inchiesta, ci sono delle novità, qualcuno si è fatto avanti anche per raccogliere la testimonianza di tuo fratello, vorranno sentirlo presumo prima o poi? Sì, noi stiamo aspettando che i PM chiamino i testimoni che abbiamo portato a testimoniare davanti all'avvocato, e che ci sia un'ulteriore evoluzione nelle indagini, che in questo momento sembra un momento in una fase di stallo, ma io non credo che sia così. Magari non è sotto i riflettori le evoluzioni che ci sono, ma anche noi con l'avvocato ci stiamo dando da fare per portare ulteriori elementi alla procura. Ma fate bene, perché ora la cosa più importante è la salute di Luca, ci fa davvero piacere sentire che migliora, però non bisogna abbassare l'attenzione su questa vicenda, perché comunque è corretto che venga fatta luce su quanto è successo, che venga fatta chiarezza. Assolutamente, questo lo vogliamo, ma lo vuole anche lui, perché in questo momento non ricorda quello che gli è successo nel post partita. Incomincia a ricordare qualcosa di quello che è avvenuto prima, del viaggio che ha fatto con i compagni, dei compagni stessi del pulmino, si ricorda adesso il risultato della partita. Io sono sicuro che piano piano ricorderà sempre qualcosa in più, e speriamo che poi ci possa essere utile per raggiungere la verità. Massimiliano, noi ti facciamo tanti auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia, e un abbraccio a Luca, e noi comunque continueremo a seguire questo caso, perché dicevo prima è importante che non ci si dimentichi di quello che è successo e che ci si vada avanti fino a che giustizia non venga fatta. Quindi un abbraccio e davvero tanti auguri di cuore, di buone feste. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi e auguri a tutti. Grazie. Ciao Massimiliano, grazie ancora. Bene, dai, buone notizie almeno da questo versante. Sì. Poi ora in queste settimane fortuna. Non se ne sta più parlando così tanto, invece è importante continuare a tenere l'attenzione viva, perché è comunque una vicenda che non bene. Deve passare. Su queste situazioni, che superato il boom iniziale, dove anche trasmissioni su reti nazionali
arrivano con le telecamere, poi quando si spengono le luci, cioè, prima bisogna essere bravi a tenere viva questa fiamma. Durano che anni fatto questi processi. Se mi permette di dire una cosa, perché raccontava appunto che c'è il PM che deve ancora sentire i ragazzi che loro, allora, sì, che la difesa di Luca ha portato, vorrebbe portare, perché non è ancora, sì, sentito. Trovo che ci sia purtroppo questa ricorrenza. Ho visto in altri casi dove chi vuole essere ascoltato, chi deve essere ascoltato a sostegno della tesi di chi è stato picchiato, in questo caso di chi ha subito un comportamento da parte dei diretti rappresentanti dello Stato, e ci sia questo lasso di tempo lunghissimo, e non ho mai capito il perché, perché ho visto anche altri casi dove, anche nel caso Uva, un testimone, certo, che deve essere ascoltato, e non ci sono voluti anni, e insomma io non capisco. Casi contrari, cioè, invece. E i casi contrari, io parlo per esperienza personale, per cazzate, cioè, ho visto, cioè, anche in prima persona, mi vergogno, sono stato convocato immediatamente, cioè, per cazzate, voglio dire, rispetto a queste cose qua, nel senso. Però, con tutto il rispetto, perché dopo volevo prima una partenza riguardo la vicenda di Paolo, bisogna subito dire una cosa, che lì a Verona ci fu la quasi totalità delle forze dell'ordine si comportarono in una certa maniera, una sentenza ha spiegato in che maniera si sono comportate, sicuramente non secondo manuale e secondo codice civile, diciamo così, però bisogna sempre comunque dire che c'è stata una poliziotta, magari una su un milione, che si è prodigata per far uscire la verità, in parte c'è anche l'uscita e per questo ha pagato caro prezzo. Credo che siano gli stessi motivi per cui, se io accendo un fumogeno allo stadio, magari anche nascosto, travisato, un fumogeno, sto parlando di una bomba, di un fumo colorato, un fumogeno che una volta o anche oggi vengono presi ad esempio magari per pubblicizzare le partite, magari vanno adesso, sì, addirittura vanno all'estero, perché ormai qua in Italia diventa sempre più pericoloso, però sto parlando di un fumogeno. Se io accendo un fumogeno all'interno di uno stadio con volto coperto, mi individuano nell'arco di 12 ore. Mi denunciano, certo, mi diffidano, addirittura riescono anche ad arrestarmi. Poi se ti hanno individuato, bene, se non sei tu ne prendo un altro, però esatto, un colpevole all'interno del mio gruppo lo prendono sempre. In questi casi, che sicuramente sono anche più, molto ma molto più gravi, perché qua si sta parlando della vita di una persona, questo ragazzo deve essere segnato tutta la vita, come è stato segnato Paolo Scaroni, invalido, ricordo tutti, invalido al 100%, non dimentichiamolo mai, lui da lì non si iscriverà più, purtroppo, al di là di tutto non c'è risarcimento che gli restituirà quello che lui ha perso quel giorno a Verona. In questi casi non solo non viene individuato, e tra l'altro qua la cerchia è molto ristretta, perché si parla di 7, 8, 10 poliziotti, una camionetta, di cui i nomi si conoscono benissimo, perché le squadre celere sono composte da 7-8 celerini poliziotti, e la composizione di queste squadre la conoscono, parlo dei dirigenti, la, sì, conoscono, sì, a meno dito, quindi non è così impossibile andarli a identificare, andarli a pescare. Anche perché in questo caso qua specifico più persone parlavano appunto di questa squadra che avevano individuato, proprio dicevano, era visibilmente quello che spiccava per fisionomia rispetto agli altri, dicevano che era il più grosso del gruppo. Quindi mi sembra incredibile, ma incredibile non lo è, lo sappiamo tutti, motivo per cui non si vuole perseguire i responsabili. Guarda, io te lo dico, l'ho sempre detto anche nel caso di Paolo Scaroni, noi non auguriamo il carcere a nessuno, nemmeno il peggior nemico che abbiamo, però queste persone magari sono una su 100, mettiamola così, ma sono di più, però in questo caso hanno sbagliato, hanno ferito una persona senza motivo, perché non era il loro compito, loro non sono dei giustizieri, non è nel manuale, non c'è scritto che loro devono punire un presunto colpevole, l'hanno massacrato di botte, nel caso di Paolo come nel caso di questo ragazzo, bisogna togliergli la divisa, si sono dimostrati inadeguati a indossare la divisa, a gestire problemi di ordine pubblico, sono inadeguati, quindi vanno tolti, perché sono pericolosi per la società civile, sono più pericolosi di un ultras come me, che è stato denunciato, che è stato diffidato, che è stato arrestato, eccetera eccetera. Loro sono più pericolosi anche perché dovrebbero essere l'esempio, e soprattutto perché indossano la divisa. E poi sono addestrati. Per chi crede... per affrontare in una certa maniera certe situazioni. Mi devo fermare. Qualche messaggio? Allora, un paio di messaggi sulla vicenda di Luca. Verità e giustizia per Luca. Unica soluzione, numeri di identificazione. E poi un messaggio di auguri di Natale a Milva e Diego da parte di Bruno di Palazzolo. Grazie.
E poi invece per tornare al discorso di prima, quando parlavamo appunto del protocollo, sì, insomma, di certe infiltrazioni, purtroppo questa gente non sa di cosa sta parlando. Forse dovrebbero preoccuparsi delle infiltrazioni mafiose in altri luoghi istituzionali. E poi l'ultimo messaggio: ormai siamo già in campagna elettorale e l'ultras brutto e cattivo porta sempre un po' di voti. Posso chiudere questo discorso? Veloce però. Sì, velocissimo. Poi, al di là di chi fisicamente ha massacrato Paolo Scaroni e Luca Farnesi, c'è anche, dopo ci vengono anche dei meccanismi di omertà e di complicità, sì, e di alti gradi dello Stato che cercano di depistare, criminalizzare, eccetera, eccetera. Io dico, ma queste persone non hanno una coscienza. Se un ragazzo del mio gruppo si comporta in una certa maniera, io di sicuro non lo denuncio perché sono un ultras, non è nella mia mentalità, dovrebbe essere quella di un rappresentante delle istituzioni, però di sicuro prendo provvedimenti, e si comporta in una maniera talmente vigliacca, qualche cosa noi come ultra lo facciamo sicuramente, che sia bandito, che sia allontanato, che sia tutto quello che vuoi, però all'interno del nostro mondo, pur non essendo rappresentanti delle istituzioni, pur non essendo educatori sociali, pur non essendo dei carabinieri, abbiamo dei codici che chiunque deve rispettare. Poi magari andremo sopra le righe e pagheremo per questo, però certe cose all'interno del nostro mondo non sono tollerate. È per questo che ti dico sempre, per esperienza, parlo per esperienza senza voler generalizzare, i gruppi ultras, si parla di violenza degli ultras, ma i gruppi ultras più violenti in Italia negli ultimi anni sono proprio i gruppi celere che indossano queste divise. Alcuni, magari non tutti, ma la maggior parte. Mi fermo, c'è la pubblicità e poi, visto che prima parlavamo del fatto che abbiamo puntato i riflettori sul settore ospiti nella nostra città, vediamo un Brescia Salernitana, restate con noi. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 giugno 62/A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria lotto e superenalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 giugno 62/A, telefono e fax 030 6840 484. Per i vostri menù tradizionali, ricordatevi che a Brescia, in via Rua Sovera 15, c'è il pastificio Franzoni, che prepara tanti prodotti tipici, casoncello bresciano, casoncello al bagos, ravioli di zucca, ravioli con ricotta e spinaci, ravioli per brodo, tagliatelle, gnocchi e creme di semolino. In ogni occasione, sulla vostra tavola, non possono mancare le specialità del pastificio Franzoni, via Rua Sovera 15 a Brescia, www.pastificiofranzoni.com. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione, un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proscenio, Capriccio, Millumino, Furente e Anna Sorrise, il Rosé. Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio. Telefono 030 7254 451 www.piandelmaggio.it. Nulla è stato fatto senza passione e noi di Elofit Rovato e di Elofit Brescia Est ce ne mettiamo davvero tanta. Da noi puoi trovare non solo prezzi low cost, ma anche un'ampia gamma di servizi dedicati al benessere, dalla bellezza del proprio corpo. In sala fitness, presenza massiccia di istruttori qualificati, personal trainer e coach professionisti, dietisti a vostra disposizione con un primo test impedenziometrico gratuito, professionisti specializzati alla riabilitazione da recupero funzionale. Inoltre pedane vibranti, solari, bevande energetiche. Vi aspettiamo! Il
ristorante brasiliano La Brasa vi aspetta a Bergamo in via San Giovanni 8 ogni sera dal martedì alla domenica, e la domenica è aperto anche a pranzo. Un menù speciale ad un prezzo speciale, buffet freddo a volontà e 14 tagli di carne differente. Il ristorante La Brasa è a disposizione anche per feste aziendali, e se volete trascorrere un capodanno davvero originale, il ristorante La Brasa propone un menù per l'occasione con animazione e musica live. La Brasa a Bergamo, un locale davvero originale. Gli striscioni di questa partita era rispetto per la storia, il marchio non si tocca. Abbiamo parlato tanto del marchio. Guarda, io volevo dire solo una cosa. Innanzitutto, se una società, se una tifoseria perde i propri simboli, è sulla via del tramonto. E soprattutto se li fa scippare da un presidente come quello che abbiamo noi in questo momento, e nella maniera in cui l'ha fatto, veramente siamo alla frutta. Dal mio punto di vista, era inaccettabile questa scelta, inaccettabile. Dopo se ne può discutere, quantomeno però il presidente avrebbe dovuto interpellare la tifoseria tutta e non solo una parte e discutere di questa cosa, perché è vero che qualcuno l'ha sposata, qualcuno l'ha accettata felicemente, anzi era contento, qualcuno non si è posto nemmeno il problema, e questo è anche più grave forse, ma c'è anche chi magari per il marchio darebbe tutto. E lo dice uno a cui il marchio non è mai piaciuto, però qua non è una questione di grafica, qua non è una questione di bellezza, piace o non piace, qua è una questione di storia. Questo marchio, volente o nolente, tra l'altro ci ricorda una gestione familiare fallimentare, oltretutto. Però questo marco l'abbiamo da più di 30 anni, 40 anni. Si può la storia. Basta. Quindi, però trovo l'arrivo in una nuova piazza, lo trovo leggermente arrogante, voglio dire, si poteva aprire un discorso trasversale, non stiamo parlando, e se mi posso permettere, io non gestirò mai la società di calcio, ma non mi sembrava la prerogativa, cioè il tema da affrontare con così tanta veemenza. Cioè, ci sono delle altre problematiche qua, secondo me, di cui non ne parla nessuno, tipo centro sportivo, tipo settore giovanile, che sono un pochino... I risultati? Vogliamo parlare dei risultati? No, vogliamo parlare dei risultati, no, perché qualcuno ci ha anche detto, no, bisogna pensare ai risultati, non al marco, vabbè, pensiamo ai risultati, cioè non mi sembra che stiamo... I risultati non ci sono, non ci sono. E in più oggi abbiamo notizia che abbiamo un nuovo aiutante del direttore sportivo... E si comprano i dirigenti, ma non i giocatori. Per aprire una piccola parentesi calcistica, si comprano i dirigenti, ma a noi servirebbero un paio di difensori buoni e qualcuno che faccia respirare il buon Caracciolo, che sputa, è l'unico che sputa veramente sangue in campo.
sicuramente Cellino ci porterà in alto, ci porterà in Serie A, farà contento tantissimi tifosi del Brescia. Sta di fatto che in questo momento mi sembra in stato confusionale. A parte tutto, non sappiamo, noi lo sappiamo chi è Cellino, lo sanno tutti, magari fanno finta di non vederlo, però sappiamo chi è Cellino. È uno dei tanti presidenti che purtroppo abbiamo qua in Italia. E se farà qualcosa di importante per il Brescia, non lo farà sicuramente perché è tifoso del Brescia. Poi uno dice: a me non me ne frega niente di quello che pensa o che vuole fare finalmente, adesso solo di andare in Serie A e vivermi dei momenti di gloria. Ma non frega niente della tifoseria proprio. Beh, però è biunivoco, come nel senso uno gli, però a un ultra se lui fa business e basta, anche a lui non gliene frega niente. Beh, ultra, di chi fa dei sacrifici da sempre. Un ultra però, invece dovrebbe interessare anche altro. E poi dopo Cellino ci stupirà, ci smentirà su più fronti, si dimostrerà migliore di tanti altri presidenti. Io non lo so, in questo momento, a distanza di quanti, 4-5 mesi che è qua, io non so neanche chi è Cellino, non voglio neanche saperlo, nel senso che lo giudico per i fatti. E i fatti mi dicono che questo della tifoseria non gliene frega niente. Magari tranne di qualcuno, perché vabbè, ma da tifosione non ne frega niente, la nostra opinione non ne frega niente. E è imbarazzante la superficialità con cui è stato affrontato questo argomento. Secondo me meritava molta più attenzione e molto più approfondimento, soprattutto da parte di una tifoseria storica e passionale come quella del Brescia. E qua mi chiudo perché sennò vado a litigare con qualcuno. Ecco, comunque i tifosi ormai non vengono più interpellati per niente, la passione dei tifosi passa ormai nel secondo piano, ormai ciò che conta sono scusami, i soldi, permetto, sono i diritti televisivi. Non possiamo neanche andare a vedere gli allenamenti che sono porte chiuse, cioè nel senso voglio dire, sono tutte arroganze. Sì, vabbè, questo potrebbe essere anche una scelta tecnica, però ci sono delle cose, scusami se ti abbiamo interrotto. No, scusate. Ma dal prossimo se tu non avessi capito, dal prossimo campionato condurremo io e Stefano la trasmissione. Ah, vi vedo bene intanto. Però io faccio i salti mortali per passare da un argomento all'altro. Hai ragione. Quindi vi prego, una volta che l'ho cambiato, lasciatemelo. Stavo dicendo che i tifosi ormai hanno sempre meno voce in capitolo perché contano altre cose, soprattutto conta il potere delle televisioni, non solo. In Inghilterra adesso è nata una protesta dei tifosi inglesi proprio contro il fatto che per le televisioni si continuano a spostare gli orari delle partite. Questo diventa anche molto dispendioso, soprattutto per chi viene in trasferta, perché vengono decisi cambiamenti anche all'ultimo momento e quindi poi per poter andare in trasferta ci si deve affidare magari ad agenzie viaggio o a chi per esse, e quindi con un costo maggiore. E quindi in Inghilterra ci dicono che funziona tutto bene, non è così vero. Infatti, ripeto, ora lì i tifosi sono in protesta e stanno protestando in maniera anche molto forte. Succede anche in Italia, peraltro, che per questioni televisive, per esigenze televisive, le partite vengono giocate in qualsiasi giorno, in qualsiasi orario. Abbiamo avuto l'esempio oggi di Atalanta-Sassuolo, giocata a Coppa Italia, giocata alle 15 di pomeriggio. E credo che molti ragazzi della curva, presumo, probabilmente il gruppo della curva nord, presumo con pochissimi paganti, ecco, presumo. Infatti questa è la curva, per cui vedete un po', erano anche in tanti, voglio dire, perché per una partita così, perché insomma, alle 15 di pomeriggio in molte città, quasi tutte, si lavora. Loro non sono andati, hanno fatto degli striscioni, ora ne hanno esposto uno fuori, qualcuno dentro, non so se c'è la foto anche di quello fuori, però per spiegare, no, cioè, insomma, il loro disappunto, credo più che legittimo, insomma, ecco. Come si fa a non condividere queste proteste, questi urli di passione? È normale. Tra l'altro voglio ricordare una cosa. Innanzitutto bisogna partire dal fatto che tutte queste novità a livello calcistico, possiamo parlare di caro prezzi, aumento dei prezzi, si dice il fatto di spalmare le parti di tutte queste, non mi sembra che abbiano portato dei grandi benefici. Gli stadi si sono svuotati, ok, siamo tutti d'accordo su questo, gli stadi si sono svuotati, le televisioni stanno perdendo abbonati, ok, siamo d'accordo, quindi c'è qualcosa che non funziona, queste novità non stanno portando nulla, e la dimostrazione è che anche in Inghilterra, paese preso sempre ad esempio il famoso modello inglese di cui si parla solo di quello che ci fa comodo, così anche loro stanno facendo un passo indietro e stanno ritornando a dare spazio alla libera espressione dei tifosi. Ok, siamo qua, allora bisogna ragionare su questi termini. Certo. Cioè, se una cosa non funziona e sappiamo che non è colpa dei tifosi, allora rivediamo il calcio com'è. Non possiamo continuare a spingerci oltre, andare ai limiti fino a quando il calcio non avrà più significato per nessuno e sarà svuotato di tutti quei valori che ha. Leggi un paio di messaggi, Fabrizio?
Sì, abbiamo diversi messaggi. Allora, il primo, tanti auguri a Milva e a tutto lo staff, di sereno e felice Natale. Grazie, grazie. Ringraziamo. Un altro messaggio, invece gemellaggio Milan e Brescia per sempre, ci scrivono da Rò, come spesso succede il mercoledì sera. Poi gli ultras vengono più puniti di pena a confronto degli assassini, legge indegna e vergogna. Ma quale marchio, l'importante è il campo, citazione presumo ironica. Farete una puntata con chi decide i prezzi dei biglietti? Questa è una domanda. Se chi decide i prezzi dei biglietti si presta, volentieri. Esatto, poi un ultimo messaggio, un saluto sincero a tutti quelli che la pensano come noi, alle famiglie e ragazzi di chi non ci sono più. Avanti ultra, non mollare mai, il Barone. Saluto Barone, un grande saluto. Ci anticipi sempre, volevo salutarlo a proposito del messaggio di prima. Volevo salutarlo, per me Giancarlo è sempre stato un esempio, un grande ultras per quello che mi riguarda. Con noi non dimenticherò mai, nei momenti di difficoltà lui c'è sempre stato, a differenza di 600 ultras che alla fine ci hanno fatto più male che bene, quindi lo ricordo sempre con passione e gli auguro di ritornare presto allo stadio, perché il mondo ultras ha bisogno di persone come lui. Detto questo, volevo salutare un'altra persona, sempre, che è sempre secondo me comunque un riferimento, un valido riferimento per il mondo ultras, che è Claudio Galimberdi, Boccia. Mi è venuto in mente anche perché so che ha finito la sua latitanza, diciamo così, forzata. Forzata. Sì, nel senso buono così. Anche a lui auguro di tornare presto allo stadio, perché comunque il mondo ultras ha bisogno anche di lui. E mi ricordo, mi ricollego al fatto che comunque lui aveva proposto, tra le tante cose, la cosa secondo me più intelligente, quella di riportare ad esempio la Coppa Italia ai canoni di una volta, quando cioè le partite, gli stadi non si riempivano solo nelle semifinali e nelle finali, ma anche per tutta l'intera durata del torneo, cosa che purtroppo non avviene più per tanti motivi, uno di questi potrebbe essere anche l'orario, ma non è solo quello. Non è un caso se quando ci sono le partite di Coppa Italia gli stadi sono sempre comunque vuoti. Allora, un altro messaggio, sempre legato alla questione orari. Mi sembra normale che la Lega Pro giochi venerdì alle 16:30 e noi della Reggiana giochiamo a Salò, partita di vertice, andiamo in 100 anziché in 600. Complimenti alla trasmissione, saluti da Reggio. Avete ragione, vi capisco, avete assolutamente ragione. Vi saluto. Erano stati i nostri ospiti, ragazzi della Reggiana, lo scorso anno, un caro saluto anche a voi. Io non ho più tempo per mandare l'ultimo servizio che era in programma, quindi facciamo solo il break pubblicitario, poi rientriamo in studio. Due parole sull'incontro che c'è stato a Fano, perché venerdì, ragazzi, Panthers Fano hanno organizzato un incontro sulla tematica era morti di Stato. In realtà non l'hanno organizzato loro, ma erano presenti. Però erano presenti, avevano dato l'appoggio, sì. E quindi l'invito anche noi è arrivato da loro, sì, comunque. Esatto. Per cui pubblicità e poi rientriamo subito in studio. Vuoi personalizzare qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo. Con attrezzature all'avanguardia, stampa su tessuto e materie plastiche, serigrafia su oggetti, anche tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi, incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa o il tuo cappellino? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato, Brescia, in via industriale 19. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comune nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile. Italian Concept Parrucchieri Estetica vi aspetta a Bergamo in via Corridoni 26D, ogni giorno dalle 8:30 alle 19:30 senza appuntamento. Prezzi imbattibili, piega Euro 10, colore Euro 10, taglio Euro 10 e non è finita. Shampoo, maschera, prepiega e finish, sempre omaggio in ogni servizio. Cosa aspettate? Venite a trovarci!
Eccoci rientrati in studio. Scusate, mi fanno gli scherzi. Allora, sono gli ultimi minuti. Abbiamo detto venerdì a Fano c'è stato un incontro, il tema era morti dello Stato, ci hanno invitato per la vicenda di Paolo. Sì, intanto volevo ringraziare per questo invito, ma voglio mandare un saluto ai ragazzi di Fano, sia parte Ultras che parte del centro sociale che ci ha invitato così. Ma è stata l'occasione per innanzitutto per parlare comunque dei nuovi casi repressivi, queste situazioni. È stata l'occasione soprattutto di conoscere dei ragazzi veramente validi, ultra se non, e soprattutto abbiamo avuto il modo di conoscere Rudra Bianzino, che è il figlio di Aldo, che è stato arrestato e poi praticamente assassinato in carcere. Poi la situazione di Stefano Cucchi, morto in carcere, però sì, più o meno le dinamiche sono quelle che hanno portato alla morte di Stefano Cucchi, con la differenza che il caso di Stefano Cucchi è arrivato subito o comunque è arrivato all'attenzione generale, mentre quella di Aldo Bianzino non immediatamente, no? O magari non con la stessa forza, però ci si è ripromessi dopo questo incontro di cercare di far sì che questo caso diventi giustamente un caso nazionale, perché quello che diciamo sempre, come nel caso di Paolo, gli obiettivi erano diversi, era quello di stabilire la verità, quello di avere giustizia, quello che uno dei principali era quello che Paolo avesse un giusto risarcimento, un congruo risarcimento anche a livello economico, soprattutto a livello economico, ma l'altro obiettivo era quello dei numeri di identificazione e di far sì che il sacrificio di Paolo non fosse stato inutile, ovvero che quello che gli era capitato non accadesse più, e c'erano i, diciamo così, presupposti per farlo. Poi purtroppo questo percorso è stato interrotto nostro malgrado, ma abbiamo la speranza di riprenderlo breve. Allora, prima di chiudere, volevo così accennare una cosa che insomma sui social si è letta, però una cosa carina fatta dai ragazzi di Como, e l'hanno fatta con la collaborazione degli Eagles Cantù, nell'intervallo della partita con la Caratese lo scorso 17 dicembre, hanno lanciato in campo un migliaio più o meno di peluche che poi sono stati donati all'associazione Abio che si occupa di assistenza ai bambini ricoverati in ospedale. È stata una cosa molto carina e significativa. Spero che non vengano denunciati, diffidati. Per lancio di oggetti. Per lancio di oggetti carino. In campo. Infatti ci sono gli estremi però, perché ci sono gli estremi. Stiamo ironizzando. Allora, lanciate tutti questi peluche poi da regalare ai bambini in ospedale. È stato davvero un gesto carinissimo. Tra l'altro, si dice che ne hanno raccolto almeno un migliaio. Tra l'altro non è un gesto isolato, perché proprio in questi mesi, ma del resto sempre è stato così, gli ultras si sono sempre distinti in questi gesti di solidarietà in questi mesi, soprattutto in questi giorni, in queste settimane, dove c'è la sensibilità aumenta chiaramente, e tanti gruppi, dai più, diciamo così, rinomati, più conosciuti, a quelli magari di categorie fra virgolette minori, si stanno dando fare per raccogliere nel limite possibile, per raccogliere e fare della beneficenza, solidarietà, perché la solidarietà, non dimentichiamolo, è sempre stata la base di ogni gruppo ultras. È chiaro che non se ne parla sempre, a volte anche se ne parla anche malvolentieri, perché non si vuole far conoscere. Sono cose che si fanno, queste non si raccontano. Sì, ma a parte gli ultras che non parlano di sé, ma anche l'opinione pubblica, ma certo, anche i media nazionali, ma anche i politici non vanno a sottolineare questi gesti, perché comunque andremo ad edulcolare, diciamo così, la nostra immagine, quindi non gli farebbe più gioco. Allora, intanto ricordo che le immagini che abbiamo visto noi le abbiamo prese dalla pagina Facebook di Sport People, per correttezza. Siamo praticamente arrivati in fondo. Fabrizio, io ti ringrazio per tutte le volte che sei venuto in questo 2017, ma verrai anche nel 2018. Ciao Milva, grazie a tutti. Buon Natale Fabrizio. Grazie a voi. Stefano, adesso sei venuto ospite, la prossima volta tornerai. Un po', se no prendo, mi abituo bene, poi magari ti interrompo. Buon Natale, grazie mille, grazie per essere stato con noi. Buone feste a tutti. Diego, grazie. Grazie a voi come sempre. Superfluo dire l'importanza, sottolineare l'importanza di questa trasmissione. Ti ringrazio per lo spazio. Saluto gli amici, i nemici come sempre, tutte le vittime, le famiglie delle vittime dello Stato. E a me non piace, non sono tipo da fare appelli così, però vorrei invitare tutti i gruppi ultras, tutto il mondo ultras, a reagire come ha saputo fare magari nel caso di Luca Fanesi, a reagire sempre di fronte a certe storture, certi abusi, anche se magari non colpiscono direttamente la propria tifoseria.
siamo arrivati alla fine. Questo 2017 per noi si chiude qua. Ci prendiamo almeno 2 settimane di pausa. Forse torniamo il 10 gennaio, ma non abbiamo ancora deciso. Comunque seguiteci attraverso i nostri canali e vi diremo quando torneremo. Auguro un buon Natale di cuore davvero a tutti voi. Vi ringrazio tantissimo per averci seguito sempre, perché siete sempre davvero in tantissimi. È solo una pausa, ma nel 2018 torniamo. Buon Natale anche a tutto lo staff di Sei La TV. Grazie ancora. Ricordo però le repliche di questa puntata: il giovedì alle 13.30, alle 22.30, il venerdì alle 9.30, il sabato a mezzanotte, e poi potete rivedere la puntata sul canale YouTube 12esimo in campo a partire da venerdì. Da subito la puntata la potete rivedere sulla pagina Facebook 12esimo in campo. Grazie ancora, buon fine anno, buon inizio 2018, buone feste, ci vediamo nel 2018, ciao ciao.